Amiche e amici, bentornati, benvenuti a Toscana TG 7 giorni, il nostro consueto appuntamento con le riflessioni, i commenti e le analisi sulle principali notizie che si sono dipanate nella nostra regione proprio in questi giorni. La politica ovviamente tiene banco anche e soprattutto in Toscana, perché ci sono delle situazioni anche in chiave, e stiamo parlando del centro-sinistra, ma soprattutto del Partito Democratico, che devono essere risolte verso il congresso DEM. Noi apriamo Toscana TG 7 giorni con un servizio che vi abbiamo proposto riguardante una sorta di asse a distanza fra il sindaco di Firenze Dario Nardella e Matteo Biffoni. Matteo Biffoni, che come sapete non è soltanto il primo cittadino di Prato, ma è anche il presidente dell'ANCI Toscana. Vediamo insieme il servizio e poi iniziamo i nostri commenti. Dario Nardella e Matteo Biffoni continuano a non voler scoprire le proprie carte rispetto alla candidatura di Stefano Bonaccini a segretario nazionale del Partito Democratico, l'unica al momento. La convergenza viene data da tutti ormai per scontata, ma nessuno dei due sindaci ne ha ancora dato ufficialità. Resta quello che ho detto domenica. La corsa allo schieramento in questo momento, considerando che si vota a febbraio e non è che si vota domattina, io penso che non sia esattamente quello che ci chiedevano i nostri elettori. Probabilmente sarà quello di Firenze, che sembra aver accantonato ormai ogni ambizione da segretario, il primo a fare l'annuncio, seguito a ruota dal collega di Prato, impostazione che consolida l'asse tra i due primi cittadini e quindi tra Firenze e Prato, con Biffoni che in questo momento sta gestendo la parte diplomatica tra Bonaccini e Nardella, un asse con cui in futuro il resto del partito in Toscana e in Italia dovrà necessariamente rapportarsi. In attesa che ogni riserva venga sciolta, i due sindaci toscani continuano a sottolineare l'importanza dei contenuti per il futuro congresso nazionale e che la loro adesione porta in dote un'area politica, non solo se stessi. Una convergenza con Bonaccini potrebbe portare a Nardella un ruolo importante nel partito, la presidenza si dice, e invece per Matteo Biffoni? Ma non ne ho la più pallida idea, e non ne sono nemmeno particolarmente interessato. Non so quello che succederà qualora Nardella arrivasse a un accordo con Bonaccini o con chi sarà, qualsiasi sia le scelte. Non è un problema che in questo momento mi interessa più tanto quello che farò io. Io ho già un ruolo piuttosto importante, secondo me particolarmente gravoso, che è quello di fare il sindaco di Prato. Sono, voglio essere protagonista della discussione su quello che è il futuro del Partito Democratico. Nel mio ruolo sono sollecitato da tante parti, lo accennavo prima, e lo voglio fare, voglio portare il mio contributo di sicuro, di idee, di proposte, e lo porterò, spero di portarlo al candidato segretario, diciamo, insieme a tante altre persone. Allora, questo era il servizio che ci dà il là per iniziare il nostro commento. Lo facciamo con il collega Claudio Vanacci, direttore di Notizie di Prato, che è collegato con noi dalla redazione. Bentornato a Toscana TG, Claudio. Ciao, grazie, grazie Vittorio. Allora, qual è la situazione? Sì, allora appunto abbiamo visto c'è questa sorta di asse tra Biffoni e Nardella, diciamo un'asse quasi obbligata se andiamo a vedere anche un po' le biografie dei due sindaci, perché hanno fatto un cammino molto simile, entrambi eletti in Parlamento nel 2013, Certo, certo. entrambi convinti, persuasi, diciamo così, dall'allora segretario Renzi a dimettersi dal Parlamento per correre come sindaci nelle rispettive città, Nardella a Firenze, Biffoni a Prato, furono poi eletti e entrambi sono stati nuovamente rieletti per un secondo mandato. Quindi diciamo una storia che li Una storia accomuna che potremmo molto. dire, Claudio, è abbastanza sostanzialmente Sì, parallela. un percorso parallelo, quindi in questo momento particolare, anche se credo, almeno personalmente, che l'iniziativa sia stata presa in questo caso da Nardella di non schierarsi ancora apertamente e di tenere questa posizione, ancora poi non è chiaro se vuol portare a una sua candidatura, cosa probabilmente non così, cioè almeno secondo me non andrà a finire così, oppure però negoziare qualcosa con il candidato segretario con cui l'appoggeranno e per ora insomma diciamo questo asse regge fra PD fra Biffoni e Nardella e non so per quanto poi arriverà il momento in cui bisognerà fare una scelta. Ecco, gli analisti politici, Claudio, guardano anche non soltanto alle situazioni interne alla Toscana, ma anche guardano a quelli che potrebbero essere gli scenari in
in chiave congresso, in una regione che ha delle, diciamo, assonanze con la Toscana, perché in buona sostanza, numeri alla mano, l'Emilia-Romagna è una delle poche regioni, seppur in una parte di essa, che ha ottenuto dei successi nelle ultime elezioni politiche, come l'area fiorentina, per il Partito Democratico. E allora si riavvicina anche il famoso discorso, ormai arcano di molte settimane, di un dialogo aperto fra il sindaco Nardella e il governatore della regione, Bonaccini. Vediamo il servizio. Si fa sempre più vicina la convergenza tra Dario Nardella e Stefano Bonaccini, al momento unico candidato alla segreteria del PD nazionale. La mancata discesa in campo del primo cittadino fiorentino all'incontro di ieri a Roma, da lui stesso promosso, l'intervento di un fedelissimo di Bonaccini alla stessa convention e l'apprezzamento espresso dal presidente dell'Emilia-Romagna per le idee emerse nel corso della mattinata romana sono alcuni dei segnali che portano verso questa direzione. Anche il presidente toscano Eugenio Giani, schierato con Bonaccini dall'inizio, conferma il riavvicinamento tra i due ex renziani, che valuta positivamente. C'è il fatto che lui abbia candidato delle idee e non abbia candidato se stesso per la segreteria, e immediatamente nelle ore successive è stato dato notizia attraverso agenzie stampa dell'incontro fra Nardella e Bonaccini. Ecco, mi sembra l'intendimento sia chiaro. Messe da parte le proprie aspirazioni da leader del PD, con questa manovra dunque Nardella punterebbe a una valorizzazione all'interno del partito. Per lui si parla del ruolo di presidente. Sono convinto che è giusto, perché Dario ormai a meno di un anno e mezzo dalla scadenza delle elezioni comunali, quindi il fatto di avere un ruolo a livello nazionale nel Partito Democratico gli dà una possibilità per una persona di 47 anni di vedere con positività la prospettiva della vita politica. Anche le parole spese oggi da Bonaccini per il sindaco fiorentino confermano che la convergenza è in corso, manca solo l'annuncio ufficiale. Con Dario, ha affermato Bonaccini, c'è un rapporto di lunga data, ho apprezzato molto le cose che sono uscite ieri anche dal punto di vista delle idee, perché di questo dobbiamo parlare, di contenuti. Se troveremo convergenza sarà una buona notizia e in ogni caso, ripeto, ho molto apprezzato le cose uscite ieri. Allora, questa è la situazione. C'è veramente una situazione che potrebbe crearsi verso il congresso, Claudio, relativa a una sorta di alleanza fra Nardella e Bonaccini? Dovrebbe essere qualcosa di logico, di quasi scontato, se andiamo a vedere qual è anche qui la storia dei protagonisti, perché se come sembra ora domani a Roma Elly Schlein probabilmente ufficializzerà la sua candidatura come a segretario del PD, e sarebbe la seconda appunto dopo Bonaccini. Se prendiamo i due personaggi, Bonaccini da una parte e Elly Schlein dall'altra, sicuramente Nardella è molto più vicino a Bonaccini, sono partiti entrambi come sostenitori della primora di Renzi, poi non hanno seguito Renzi quando è uscito dal PD, ma sono rimasti sempre nell'area di base riformista, insomma nell'area, la stessa area di riferimento del PD, quindi insomma a un osservatore esterno stupisce, semmai che Nardella ancora non abbia fatto un endorsement verso Bonaccini. E probabilmente, l'abbiamo detto anche prima, c'è dietro una strategia, c'è dietro un posizionamento. Sicuramente questo sta un po' bloccando parte della Toscana. Faccio una domanda a bruciapelo, Claudio. Il presidente della regione toscana, Giani, può essere l'ago della bilancia? O che tipo di ruolo può fare in questa situazione in chiave congresso PD? Allora, Giani è stato forse il primo in Toscana che si è subito schierato con Bonaccini, forse non era passata neanche un'ora da che Bonaccini aveva ufficializzato la sua candidatura che è uscita l'appoggio ufficiale di Giani, e diciamo in queste due settimane che sono passate da quel momento Giani sta facendo di tutto per spingere anche Nardella fra le braccia di Bonaccini. Addirittura sembra a volte anche proprio tirarlo per la giacca per portarlo dentro, e quindi naturalmente sì, c'è un ruolo. Se la Toscana riesce a presentarsi almeno in quelli che sono le figure principali, oltre a Giani ricordiamo la segretaria Simona Bonafè, anche lei ha già espresso il suo favore alle candidature Bonaccini, se riuscisse
a portare dietro anche i sindaci delle due principali città della Toscana, sono forse fra le poche amministrate ancora dal PD, vale a dire Firenze e Prato, insomma sarebbe la posizione di Bonaccini in Toscana, uscirebbe molto rafforzata. È stata chiamata una vera e propria campagna acquisti in corso, quella da parte del Terzo Polo, ma in particolare di Italia Viva, che ha, diciamo, rastrellato, fra virgolette, alcune persone, amministratori locali, personaggi di spicco nel suo partito, dal Partito Democratico. E c'è, noi l'abbiamo titolata così al telegiornale, una pace fatta fra il sindaco di Bagno a Ripoli e il Partito Democratico per il patto di governo. Stiamo parlando ovviamente di Bagno a Ripoli. Vediamo il servizio. Nei giorni scorsi il meteo politico a Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze, segnava nuvole e tempesta all'orizzonte. Oggi invece il sole è tornato a splendere. Ci sono voluti 18 giorni perché tornasse la pace tra il PD e il sindaco Francesco Casini, che l'11 novembre scorso aveva annunciato l'addio ai Dem e l'approdo in Italia Viva. Pace siglata oggi in occasione del Consiglio Comunale e insieme alle altre forze che sostengono la maggioranza: Sinistra Civica Ecologista, Partito Socialista Italiano, Lista Cittadini di Bagno a Ripoli, oltre ovviamente a PD e Italia Viva. Con una nota i cinque contraenti hanno parlato di un nuovo patto di governo che, si legge, definisce le condizioni politiche e le modalità operative per la prosecuzione del mandato del sindaco. Un patto che ribadisce le priorità programmatiche e i progetti strategici da realizzare a beneficio della collettività e si propone di rafforzare la centralità amministrativa della Giunta e del Consiglio Comunale. Al centro della decisione la necessità di portare a termine questioni come il Viola Park, gli investimenti legati al PNRR, compresa la tranvia, e molto altro. Stando a quanto emerso nei giorni scorsi, oltre a maggior visibilità per assessori e consiglieri del PD, nelle prossime settimane si assisterà probabilmente ad un rimescolamento della giunta con un rimpasto di deleghe e forse anche di personalità presenti nella squadra di Casini, il quale, pur guardato a vista, resta al timone di uno dei comuni dell'area urbana fiorentina più ricchi e performanti dal punto di vista economico, nonché il primo ad aver sposato il progetto di Renzi, Calenda e Renew Europe a scapito del PD. Ecco Claudio, sull'asse PD, il Terzo Polo, ma in particolare Italia Viva, che sta succedendo? Sta succedendo quello che è normale: un partito come Italia Viva o il Terzo Polo cerca sicuramente di accrescersi e naturalmente lo fa a spese di chi è più vicino. In questo caso naturalmente a sinistra trova il PD, a destra trova Forza Italia. Sono un po' queste le direzioni di accrescimento, diciamo, del partito. In questo bisogna magari che Renzi stia attento, sì, a far crescere Italia Viva in modo che una volta che arriverà insieme al PD a trattare di future alleanze avrà una forza, non diciamo pari, ma almeno una forza consistente che gli permetterà di chiedere qualcosa, però deve anche stare molto attento a non trasformare questa dialettica politica in una guerra vera e propria, perché altrimenti si rischia poi di fare i cocci. In 10 secondi, Claudio, come andrà a finire? Domanda che sembra banale, ma la faccio a tutti. È molto difficile, molto difficile. Io penso che si arriverà a un congresso che poi metterà di fronte Bonaccini e Schlein, che rappresentano due idee di PD. E bisogna vedere che PD arriverà al momento del congresso. Grazie a Claudio Vannacci e buon lavoro a te e ai colleghi della redazione di Prato. Grazie, grazie a te. Allora, continuiamo un po' a fotografare la situazione politica che si è intersecata in questi giorni non soltanto su temi nazionali e locali, ma anche internazionali. Il Presidente del Consiglio Meloni si è recato all'estero, ha parlato con molti leader internazionali, insomma si è fatto anche, diciamo, di qua e di là. E vorrei capire intanto qual è il commento sulla situazione, partendo dal discorso nazionale in chiave di governo, con il secondo nostro opinionista a 7 giorni, che è Gianluca Tenti. Gianluca, bentornato. Ben ritrovati. Allora, giorni frenetici, non solo faccende importantissime a livello interno, ma anche a livello internazionale, così? Sì, perché ovviamente la manovra di bilancio apre una serie di riflessioni interne alla coalizione della maggioranza e ovviamente abbiamo visto anche le mosse di Calenda, di apertura da parte di altre forze che probabilmente anche per calcolo, diciamo,
numerico e per quelle che possono essere le ambizioni legate alle presidenze delle commissioni, vogliono mandare dei messaggi al navigatore, mettiamolo in questi termini. È una manovra di bilancio che a mio parere risente molto della scrittura precedente fatta dagli uomini di Draghi. Non ci sono stati particolari scossoni, qualche indirizzo di natura politica sicuramente sì, ma fortemente limitata dalla contingenza, dal caro energia, da quelle che sono ovviamente ancora le questioni legate al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, questa invasione e questa guerra che ci auguriamo tutti possa finire il prima possibile, ma le settimane continuano a passare, e di conseguenza quello che è un po' il trend internazionale con l'aumento dei tassi di interesse che dovrebbe in qualche maniera rallentare se non frenare l'inflazione. Quindi un governo appena costituito che si trova a fare i conti con la realtà, grosse cose non poteva farle. Non c'è dubbio. Torniamo sui temi di Firenze, se sei d'accordo Gianluca, perché sulle questioni di questa città ci sono tanti argomenti, non solo strettamente politici relativi alle alleanze, ma anche a certe scadenze che abbiamo sempre tratteggiato a 7 giorni. Sentiamo Nardella sulle questioni fiorentine e poi ti chiedo una tua fotografia. Sono 3 le patate bollenti a Firenze in questo periodo: la moschea, l'archivio fotografico Alinari e la loggia Isozaki agli Uffizi. 3 gate da pelare o un'opportunità, dipende dai punti di vista. Ai microfoni di Toscana TV stamani, durante la rassegna stampa Refresh, il sindaco di Firenze Nardella le ha affrontate tutte. Sulla moschea, la cui sede in Piazza dei Ciompi si trova attualmente sotto sfratto, afferma di aver sollecitato la comunità islamica perché possa trovare altre soluzioni o un accordo con la proprietà. Insieme al prefetto stiamo seguendo la questione con grande attenzione e nei prossimi giorni vi faremo sapere quali sono, diciamo, possibili soluzioni, però è chiaro che la comunità deve attivarsi per diciamo, consentire anche a noi istituzioni di aiutarla a trovare delle soluzioni, siano esse provvisorie o definitive. Il diritto di pregare riguarda tutti, insomma, e quindi anche i cittadini di religioni diverse da quella cristiana. Sul destino dell'archivio fotografico Alinari, che il presidente della regione Gianni vorrebbe trasferire a Montecatini, il primo cittadino fiorentino ha insistito sull'importanza di trovare una soluzione sia nell'interesse di Firenze che di Montecatini. Firenze è la città dove è nato l'archivio Alinari, io l'ho fatto presente con grande rispetto al presidente. Devo dire che è stata montata una polemica che secondo me non risponde alla realtà, lo dico con grande rispetto. Abbiamo soltanto detto che la città di Firenze è pronta a fare la sua parte, anche in termini, diciamo, economici e organizzativi, perché la collezione non lasci la città, per non impoverire Firenze e dare una risposta anche a Montecatini con un progetto culturale. Sul nodo della loggia Isozaki, ovvero la potenziale nuova uscita degli Uffizi progettata a seguito di un concorso internazionale bandito nel 1998, Nardella, dopo la contrarietà del ministro della cultura San Giuliano alla loggia, ha sottolineato di essere a favore della realizzazione delle opere e che il cantiere non può restare fermo in quelle condizioni. Certo è che Gianluca, diciamo, il ping pong fra le urgenze e le risposte sul piano di alleanze politiche sono tante in questa città, sei d'accordo? Sì, anche perché non è un mistero che tutti stiano aspettando la scelta di campo da parte di Nardella per quanto riguarda la segreteria nazionale del partito. Nardella è uno dei 3 sindaci forti del PD a livello nazionale, quindi ha tutte le carte in regola per fare la propria corsa. Ovviamente quando si corre si assume anche il rischio di quello che può essere il risultato, perché se la corsa porta un risultato positivo sono tutti felici. Se la corsa dovesse dare una bocciatura, la stessa carriera politica potrebbe risentirne sotto tutti i punti di vista. In questo la candidatura forte per il momento sembra rimanere quella di Bonaccini. La mossa di Franceschini di virare verso la Schlein è probabilmente un po' una doccia fredda. Non c'è dubbio. Ambizioni di chi vedeva all'interno del partito Franceschini tra i potenziali alleati
di Nardella, qui si sta aspettando l'ufficializzazione di quella che sarà la scelta da parte del primo cittadino di Firenze, tenuto conto che anche il presidente dell'ANCI, che poi a livello di PD ha il suo peso, e parliamo di Di Caro, ha fatto intendere nitidamente che bisogna arrivare a una sintesi tra Bonaccini e Nardella e che non ci possono essere ulteriori divisioni. Senti, un tema di questi su Firenze, perché ne abbiamo parlato, se ricorderai e ricorderanno i telespettatori, quando ci fu qualche tempo fa un sopralluogo del presidente Giani al cantiere della Treno Alta Velocità nei pressi di Campo di Marte, la riattivazione della famosa talpa che deve fare il tunnel sotterraneo, è tornata prepotentemente in primo piano. Parliamo infatti di TAV e Stazione Foster e dell'appalto su questi lavori. Il servizio. Tra le tante grandi opere al palo in Toscana ce n'è una fondamentale che riguarda in realtà l'asse ferroviario nord-sud, il sottoattraversamento della TAV a Firenze, un'infrastruttura che da anni è ferma per numerose vicende processuali e fallimentari, ma che oggi ha avuto un'importante spinta in avanti. Rete Ferroviaria Italiana infatti ha assegnato un appalto da 1 miliardo di euro a un gruppo capitanato da imprese Pizzarotti & Co. come consorziata della Saipem. L'appalto riguarda sia la realizzazione del tunnel sotterraneo della TAV che la stazione Foster. Per il primo si tratta di un passante di 7 km in due gallerie parallele a 20 metri di profondità. Le gallerie torneranno poi in superficie tra Castello e Rifredi a nord e in zona Campo di Marte a sud. A circa metà tragitto verrà realizzata anche la nuova stazione Firenze Belfiore, progettata dallo studio di architettura Foster e dalla società di ingegneria OV Arup & Partner. Lo scavo delle gallerie, spiega un comunicato di RFI, avverrà con tecniche di tipo meccanizzato tramite l'utilizzo di una fresa cosiddetta Tunnel Boring Machine. I tempi per la messa in funzione della fresa erano già stati indicati ad agosto durante un sopralluogo di RFI e della regione toscana nel cantiere. Dal 1 di agosto abbiamo contrattualizzato intanto all'impresa fornitrice della fresa, che è la Erecnet tedesca, che oggi era qui con noi, lo smontaggio, il ricondizionamento, ovvero la sostituzione dei componenti e il rimontaggio della fresa per renderla pienamente funzionante, perché la fresa una volta che parte non si deve fermare mai. Entro fine marzo verranno rimontati tutti i componenti, ci sarà una fase di test di 15 giorni, il 30 di marzo la talpa è pronta. Con i tempi definiti e l'appalto e relative risorse assegnati, i lavori della TAV sembrano destinati a ripartire con la soddisfazione delle istituzioni che considerano quello di oggi un decisivo passo in avanti, con cambiamenti che interessano anche la città di Firenze e il sistema tranviario, visto che la stazione Foster porterà con sé una nuova fermata della linea 2 in via circondaria e un people mover che transiterà i passeggeri direttamente a Santa Maria Novella. Ecco Gianluca, possiamo dire che insomma in buona sostanza una sorta di semaforo verde per questa storia veramente che si perde nei tempi sembra si stia per risolvere? In una città di annunciopoli, tutte le volte vengono annunciate delle cose che poi tecnicamente non si realizzano. Tutti i dischi verdi dati all'aeroporto di Peretola sono rimasti poi sostanzialmente lampeggianti arancioni perché non è successo niente di concreto. La stessa cosa riguarda l'alta velocità. Non scordiamoci che da quando abbiamo iniziato a parlarne ad adesso l'alta velocità si è vista in tutta Italia, soltanto a Firenze quel nodo particolare ha incontrato dei grossi problemi. Si disse e la magistratura certificò che la talpa utilizzata non fosse all'altezza della situazione per motivi di sicurezza sul lavoro, nessuno lo mette in dubbio, ben fa la magistratura a verificare tutte le condizioni della sicurezza sul lavoro, ma siamo ancora una volta fanalino di coda in Italia e questa non è una bella immagine di una città che dovrebbe essere molto più performante. Allora ti tengo ancora per qualche istante per commentare che questa è stata la settimana, in particolare il 30 di novembre, dedicata alla festa della Toscana, che ormai è una festa, una celebrazione che si perde negli anni e che ricorda quel 1789 che fu la data dell'abolizione della pena di morte in questa terra. Vediamo il servizio di Alessio Poggioni che ha ricostruito un po' quello che è accaduto e poi ti chiedo quanto sia ancora attuale e importante non dimenticare questa rievocazione. Via. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Con questo incipit, l'articolo 21 della Costituzione italiana sanciva nel 48 uno dei diritti fondamentali dell'uomo, che sarebbe stato poi ripreso in tutte le carte internazionali ed europee. E la libertà di espressione è stata al centro quest'anno anche delle celebrazioni per la festa della Toscana. Il 30 novembre del 1786, infatti, il Granducato fu il primo al mondo ad abolire la pena di morte, e da allora questa data è rimasta simbolo delle battaglie per i diritti e l'emancipazione dei popoli. Tutto ciò è stato ricordato nel corso di una giornata ricca di eventi, partita con una seduta solenne del Consiglio regionale al cinema della Compagnia a Firenze, dove erano presenti, tra gli altri, la presidente del CNR Maria Chiara Carrozza e il giornalista Federica Angeli, che dal 2013 vive sotto scorta per gli articoli scritti contro la criminalità organizzata a Roma. È dura sapere che pende sulla tua testa sempre il pericolo che ti possa accadere qualcosa, però ho imparato a vivere, no? Come se fosse l'ultimo giorno, quando me lo ripetevo non lo capivo 20 anni fa, adesso lo capisco. Io porto il sorriso perché loro, tra le varie minacce, mi scrissero sui social e anche sotto casa su un muro: ti toglieremo il sorriso. Io lo porto finché riesco, e quindi continuiamo a combattere la mafia anche a colpi di sorriso. Il messaggio che vogliamo mandare alle ragazze e ai ragazzi più giovani è quello di non essere mai indifferenti, di non voltarsi dall'altra parte, anche quando alcune questioni sembrano lontane da noi. Pensate a quello che sta accadendo in queste settimane, in questi mesi in Iran, pensate a quello che sta accadendo non lontano da noi, nella guerra terribile in Ucraina. Tante donne e tanti uomini non hanno più la possibilità di esprimere un pensiero libero. Ma per l'occasione tantissimi erano i gonfaloni dei comuni toscani che hanno sfilato stamani per le vie del capoluogo per raggiungere l'Arengario in Palazzo Vecchio, dove si è tenuto un nuovo momento di riflessione. Questa sera invece a Cascina anche un grande evento culturale dedicato alla libertà di espressione, con in cartellone artisti come Giovanni Truppi, Gaia Nanni e Ginevra De Marco. Allora, festa della Toscana 2022, che festa è? È una festa che deve servire a tutti noi come memoria storica di una grandezza che questo territorio è stato in grado di esprimere, non soltanto nelle arti, nell'architettura, nella storia, ma anche in scelte molto avanzate. Basti pensare che ancora oggi purtroppo molte delle presunte grandi nazioni del mondo hanno la pena capitale, cosa che nessuno di noi ovviamente vorrebbe. Dobbiamo ricordarci della nostra grandezza, dobbiamo evitare di addormentarci su quel ricordo, cioè dobbiamo essere capaci di essere degni eredi di un passato così glorioso. Questo vuol dire continuare a credere in quello che è il potenziale del nostro territorio, nel food, nel beverage, nel turismo, nelle città d'arte, nelle eccellenze della produzione che non sono soltanto l'alta moda, abbiamo l'ottica, certo, abbiamo certo, il farmaceutico, abbiamo tanto da esprimere. Qualche volta forse servirebbe un po' meno, una minor divisione di campanile che spesso invece continua ad ammorbare un po' l'aria, e dobbiamo essere orgogliosi, ma ripeto, non dobbiamo dormire sugli allori. Giusto ricordare una grande festa, ma portiamo esempi concreti che guardino al futuro. Grazie Gianluca dei tuoi consueti commenti, alla prossima. Grazie e buon lavoro. Grazie a Gianluca Tenti, e adesso, come di consueto, le altre notizie di Toscana TG 7 giorni. 9 anni fa il tragico incendio al Teresa Moda, la fabbrica dormitorio di Via Toscana, dove sono morti carbonizzati 7 operai cinesi. Prato ha ricordato quel triste giorno con un convegno sul lavoro sicuro ospitato al Centro Peci, a cui hanno preso parte istituzioni e categorie economiche e sociali. Il 1 dicembre 2013 ha fatto da spartiacque nella difficile battaglia per mettere in sicurezza le imprese a conduzione cinese. 10 mesi dopo, infatti, ha preso il via il progetto Lavoro Sicuro, con controlli a tappeto degli ispettori ASL in tutte le ditte orientali dell'area vasta. In 8 anni ne sono state controllate oltre 17.000, di cui 10.000 solo a Prato. I risultati ci sono, perché i dormitori sono pressoché spariti e le altre irregolarità sono più che dimezzate.
Oggi siamo nell'ultima e quarta fase, che prevede meno controlli ma più approfonditi. Terminerà nel dicembre del 2023 per il 10° anniversario della tragedia, ma l'intenzione dell'ASL e della Regione è di proseguire probabilmente con una nuova modulazione. È stato notato, ad esempio, durante il rallentamento dei controlli dettato dal Covid, il riaffiorare di certe brutte abitudini, a cominciare dal ritorno dei dormitori. Meglio quindi non allentare la presa, anche perché il progetto si autofinanzia. In 8 anni ha messo in cassa oltre 22 milioni di euro derivanti dalle sanzioni. È un progetto che è diventato un po' un modello in Toscana per altri settori produttivi, a livello nazionale di quello che sono le buone pratiche, di una sinergia fra le istituzioni, regione, ASL, procura. I risultati sono buoni, abbiamo eliminato la promiscuità nei luoghi di lavoro, però c'è ancora molto da fare, perché naturalmente non è passato il messaggio della cultura della prevenzione e soprattutto della cultura della legalità. Oltre che sulla sicurezza al lavoro, il sindaco Bifoni ha messo l'accento anche sulla condizione di sfruttamento che gli operai possono trovarsi a subire. Un lavoratore sfruttato, un lavoratore che non è sindacalizzato, con sindacati che sanno fare il loro mestiere, con diciamo, un rapporto corretto verso il datore di lavoro, rischia di subire o quantomeno di tollerare anche ambienti di lavoro che non sono consoni, che non sono rispettosi della legge. In questo quadro in evoluzione c'è qualcosa che non è mai cambiata: la collaborazione tra gli uffici giudiziari e il consolato cinese era e resta inesistente, come ribadisce il procuratore capo Giuseppe Nicolosi. Sostanzialmente non c'è mai stata una collaborazione, anzi direi non c'è, io perlomeno da quando ci sono io qui a Prato, no, non ho mai avuto alcuna collaborazione.